Ciao a tutti voi, cari spettatori affezionati del nostro canale. Oggi abbiamo qualcosa di speciale da condividere con voi, ma prima di entrare nei dettagli, vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il vostro supporto continuo. Siete voi che rendete possibile tutto questo. Il nostro canale è cresciuto grazie a ciascuno di voi che ci ha seguito fin dall'inizio, e ora ci troviamo in un momento emozionante. Per continuare a creare contenuti di qualità, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vogliamo invitare ciascuno di voi a iscriversi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, e a condividere questa avventura con noi. L'iscrizione al canale è il modo migliore per restare aggiornati su tutti i nostri video, ed è un segno tangibile del vostro supporto. Inoltre, iscrivendovi, avrete accesso a contenuti esclusivi e a nuove sorprese che stiamo preparando per voi. Quindi, se amate ciò che facciamo qui e volete vedere crescere il nostro canale insieme a noi, vi preghiamo di cliccare sul pulsante «Iscriviti» ora e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nemmeno un video. Grazie ancora per essere parte di questa incredibile comunità. Il vostro sostegno è ciò che ci motiva a fare sempre meglio. Continuate a seguirci e a condividere il nostro entusiasmo per l'avventura che ci aspetta. Insieme possiamo raggiungere nuove vette. Grazie mille, e ora, senza ulteriori indugi, lasciateci mostrare cosa abbiamo preparato per voi oggi. Siamo entusiasti, e siamo certi che lo sarete anche voi. C'era una volta un piccolo villaggio ai piedi di una montagna. In questo villaggio vivevano due amici, Hiroshi e Takeshi. Erano conosciuti per essere i due uomini più saggi del luogo, e la loro saggezza era profondamente radicata nella filosofia zen. Un giorno, mentre Hiroshi e Takeshi passeggiavano tra le strade del villaggio, videro un mendicante affamato che chiedeva cibo. La maggior parte delle persone del villaggio lo ignorò o gli diede solo poche briciole, ma Hiroshi si fermò e gli offrì il suo pane. Takeshi, osservando l'atto di Hiroshi, disse: «Le piccole cose fanno davvero la differenza, Hiroshi. Il tuo gesto gentile può non sembrare molto, ma per lui è un grande dono». Hiroshi sorrise e rispose: «Hai ragione, Takeshi. I dettagli contano. Ogni piccola azione può portare grandi cambiamenti». Da quel giorno, Hiroshi e Takeshi cominciarono a cercare modi per fare la differenza nelle vite delle persone attraverso piccoli gesti di gentilezza. Spesso si ritrovavano a discutere i loro progressi sotto l'ombra di un grande albero vicino al villaggio. Un giorno, mentre erano seduti all'ombra dell'albero, Takeshi disse: «Hiroshi, ho notato che sempre più persone del nostro villaggio iniziano a fare piccoli gesti di gentilezza. Credo che la nostra filosofia stia contagiando gli altri». Hiroshi annuì e disse: «Sì, Takeshi, ogni piccola azione positiva si diffonde come le onde in un lago calmo. I cambiamenti che abbiamo iniziato sono come una catena di eventi che possono portare a un mondo migliore». Con il passare del tempo, il loro villaggio divenne un luogo di amore e gentilezza, dove le persone si preoccupavano l'una dell'altra e facevano del loro meglio per aiutare chiunque avesse bisogno. Tutto ciò era iniziato da un piccolo gesto di Hiroshi e Takeshi, che avevano capito quanto fossero importanti i dettagli e le piccole azioni. E così, tra conversazioni sotto l'ombra dell'albero e gesti gentili nel loro villaggio, Hiroshi e Takeshi avevano dimostrato che anche le piccole cose fanno davvero la differenza e che la gentilezza può portare grandi cambiamenti nella vita delle persone. Hiroshi e Takeshi continuarono a essere un esempio vivente di come la gentilezza e l'attenzione ai dettagli potessero influenzare positivamente la comunità. La loro fama di saggezza e generosità si diffuse ben oltre i confini del villaggio, attirando l'attenzione di persone provenienti da luoghi lontani. Un giorno, un gruppo di visitatori arrivò al villaggio. Erano pellegrini in cerca di saggezza e ispirazione, e avevano sentito parlare delle storie di Hiroshi e Takeshi. Decisero di chiedere un incontro con i due amici. Quando i pellegrini furono introdotti nella modesta dimora di Hiroshi e Takeshi, i due li accolsero con calore e offrirono loro tè e riso. Durante la conversazione, i pellegrini chiesero: «Qual è il segreto della vostra saggezza?».
Come avete fatto a creare una comunità così amorevole e gentile? Hiroshi sorrise e rispose: il segreto è prestare attenzione ai dettagli e fare piccoli gesti di gentilezza ogni giorno. Ogni volta che aiutiamo qualcuno, anche se in modo piccolo, stiamo seminando semi di gentilezza che crescono nel cuore delle persone. Takeshi annuì e aggiunse: la gentilezza è contagiosa, e i cambiamenti positivi che creiamo nelle vite degli altri si diffondono come il profumo dei fiori in primavera. Ma ricordate, deve essere un atto sincero, fatto con il cuore. I pellegrini ascoltarono attentamente le parole di Hiroshi e Takeshi e sentirono il calore della loro ospitalità. Alla fine del loro incontro, si sentirono ispirati a portare avanti il messaggio della gentilezza nei loro viaggi e nelle loro vite. Quando i pellegrini lasciarono il villaggio, portarono con sé non solo la saggezza di Hiroshi e Takeshi, ma anche la consapevolezza che anche le piccole azioni potevano portare grandi cambiamenti. Si diffusero storie di Hiroshi e Takeshi in ogni luogo che visitarono, ispirando molte altre comunità a seguire il loro esempio. E così, la filosofia di Hiroshi e Takeshi continuò a diffondersi, rendendo il mondo un luogo migliore un gesto gentile alla volta. Con il tempo, compresero che la gentilezza e l'attenzione ai dettagli erano le forze più potenti per creare cambiamenti positivi, non solo nella loro comunità, ma nell'intero mondo. E continuarono a diffondere questo messaggio, convinti che anche le piccole cose potessero fare davvero la differenza. Carissimi amici e sostenitori, è stato un viaggio straordinario condividere questa storia con voi oggi. Ci auguriamo che vi abbia ispirato tanto quanto ci ha ispirato a noi. Prima di concludere questo video, vorremmo chiedervi un ultimo favore. Se questa storia vi ha toccato o vi ha fatto riflettere, vi preghiamo di sostenerci iscrivendovi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sul pulsante «Iscriviti» proprio qui sotto, così non perderete nessuno dei futuri contenuti che creeremo con tanto amore per voi. Inoltre, non dimenticate di condividere questo video con chiunque pensiate possa trarne ispirazione. La gentilezza e l'attenzione ai dettagli sono messaggi universali che possono rendere il mondo un posto migliore, e con il vostro aiuto, possiamo raggiungere un pubblico ancora più vasto. Lasciateci anche un bel mi piace se avete apprezzato questo video e, soprattutto, non esitate a lasciare un commento qui sotto con le vostre riflessioni e opinioni. Ci piace leggere ciò che pensate e ciò che questa storia ha significato per voi. Grazie ancora per essere parte della nostra comunità. Il vostro supporto è fondamentale per noi, e siamo entusiasti di condividere ulteriori storie e avventure con voi. Insieme possiamo diffondere la gentilezza e l'ispirazione in tutto il mondo. Vi aspettiamo al prossimo video, e ricordate, ogni piccolo gesto fa davvero la differenza. A presto!